Buonasera ragazzi, benvenuti sul canale Italian Film Collector. Niente, volevo presentarvi l'arrivo di oggi, che è la prima stagione di House of the Dragon della HBO, serie prequel di Trono di Spade, serie che io ho seguito in 4K su Sky, ovviamente il 4K diciamo del supporto fisico è ben diverso. Andiamo a vedere questo cofanetto che contiene la steelbook. Allora, questo cofanetto ad oggi costa 69 euro. Quando io ho messo sui social il link, costava, quanto l'ho pagato io, 49 euro. Ad oggi con 49 euro prendete la versione steelbook liscia, quindi non in questo cofanetto. C'è anche la possibilità di prenderlo. Non so se sia un Digipack l'altra versione, dopo comunque vi lascio i link di tutte e tre le edizioni. Ragazzi, questo cofanetto è davvero spettacolare. Andiamo a togliere, come di consueto, il flyer, senza cercando di non rovinare nulla. Sembra che sia, diciamo, messa della colla abbastanza semplice da togliere. Ok, andiamo a vedere un po' cosa ci dice il flyer. Ovviamente, vabbè, c'è un po', diciamo, la trama. Poi vedo che ci sono dei contenuti speciali. Dice oltre un'ora di contenuti extra, fra cui due featurette esclusive: Return of the Seven Kingdoms, uno sguardo sull'ascito di Trono di Spade e i suoi collegamenti con House of the Dragon. Welcome to Westeros con Ryan Condal, Miguel Sapochink o Sapo Crink, boh, qualcosa del genere, e George R.R. Martin. Abbiamo anche il Dolby Vision e Dolby Vision e Dolby Atmos soltanto in inglese, mentre in italiano abbiamo il 5.1 Dolby Digital. Andiamo a vedere invece il cofanetto come si presenta. Ragazzi, è davvero bello, guardate che effetto 3D, davvero bello. Qui abbiamo all'interno, non so se si vede, non si vede, eccola qua, la steelbook è la bustina perché contiene il cartaceo. Qui abbiamo la costina, scusate la messa a fuoco, non sta andando al massimo. Andiamo a vedere, guardate che bella steelbook, questo dorato è davvero bello, questo è il davanti che richiama proprio il cofanetto. Andiamo ad aprirlo. All'interno troviamo i quattro dischi. Non è presente il formato Blu-ray, vediamo, quindi è solo in 4K. Ovviamente c'è il cofanetto Blu-ray, per chi non abbia il 4K, ma questo è soltanto in 4K. Ragazzi, una steelbook davvero bella. Poi andiamo a vedere invece la bustina The House of the Dragon HBO, qui dovrebbe contenere le cartoline. Allora, ci sono i vari personaggi, chi ha visto la serie li conosce, quindi abbiamo il primo, su tutti c'è la scritta Fire and Blood, quindi fuoco e sangue, cartoline davvero belle. Facciamo così, ve le faccio vedere una alla volta. Serie che non vedo l'ora di rivedere in 4K vero, perché ragazzi, quello di Sky è un 4K per quanto buono, ma non è il vero 4K. Quindi ho voglia di rivedere questa serie davvero bene.
sono quasi finite. E niente, queste erano le cartoline. Ragazzi, a 49 euro questa edizione è stato un regalo, eh. A volte conviene sempre su alcuni prodotti il pre-order. Sì, magari non so se andrà fuori catalogo, se magari scenderà di più, ma è un buon compromesso per chi come me la vuole subito, quindi davvero un buon prezzo, considerando che con 49 euro ad oggi prendete solo questa, solo la, diciamo, la steelbook. Vabbè, il cartoncino è di qualità. Ragazzi, è troppo bello sto cofanetto. Sto dorato è davvero, davvero di classe, devo dire. Mi piace davvero tanto. Poi questo effetto rilievo. Niente, questo era il cofanetto, l'arrivo di oggi. Spero vi sia piaciuto. Vi auguro una buona serata e una buona continuazione. Ciao a tutti.